chiedermi di uccidere di nuovo. Cosa? Uccido per proteggere Atreus e aiutare gli amici. Ma non sarò il mostro di qualcuno. Mai più. Non ti è permesso scegliere. Non con il debito che hai con me. Non sono qui per il debito. Ti avrei sempre aiutato. Mi hanno portato via così tante cose. Dovrei forse far finta di nulla. Freya. Basta! Andiamo. Dobbiamo oltrepassare quelle porte. Ecco. Sento la fonte di magia che mi trattiene a Midgard. Che posto è? Casa mia. Sono nata qui. Un momento. C'è qualcosa di strano. Opimbera. Radici dell'albero del mondo annodate da Odino. Ecco come ha fatto. Dai! Dai! Freya! Nidhogg! La creatura è di Odino? No, protegge le radici di Yggdrasil, ovunque si trovi. Quel bastardo lo sapeva. Così, non c'è!
sigilli possono amplificare gli attacchi. E tu sei d'intaccio! L'assa! Griffo! È fatta. È finita. È davvero finita.
E ora che hai quello che cerchi? Suppongo che questo sia il momento in cui io ti perdono o ti uccido. Hai già deciso? Sinceramente, non posso fare né l'uno né l'altro. C'è ancora una parte di me che è così arrabbiata e sarà sempre arrabbiata. Ma no. Non sei tu che devi morire. Questo l'ho capito. Tutto quello che è successo tra noi. Non mi devi spiegazioni. Non a me. Non per questo. Non mi pento di averti salvato la vita. E non mi pentirò mai. Ma la scelta tra la vita e la morte doveva aspettare soltanto a te. Non avrei dovuto privarti di quella scelta. Ora che sono di nuovo me stessa, dovrò affrontare mio fratello. E poi? Non lo so. Da tempo non avevo possibilità di scelta. Concedimi un secondo per abituarmici. Torneremo al campo da questa parte. Posso aiutarti con quei rovi? Taglia le lame nei rovi luminosi e dagli fuoco. Tuo fratello sembrava felice del tuo ritorno. Oh, sicuramente gli piacerebbe più di ogni altra cosa tornare alla situazione di un tempo, lasciando a me le responsabilità del comando. No!
Ora! A sinistra! Nemici a sinistra! A sinistra! Salutatemi, Odino. Usi la tua rabbia molto bene. Beh, si impara a usare quello che si ha. Il punto è che non voglio essere arrabbiata con Frey. È mio fratello. Per me è stata la persona più importante del mondo per metà della mia vita. Queste piante sono identiche a quelle di prima. Il ghiaccio neutralizzerà rapidamente il veleno. Il sigillo dovrebbe contenere il ghiaccio anche senza l'ascia. Ben fatto. Attento, sono fuochi fatui. Sono manifestazioni di magia runica. Sentirmi di nuovo a casa qui, dopo quello che è successo. Aspetta, Skoll e Ati sono a Vanheim. Sappiamo che i giganti li hanno salvati da Odino e portati qui. Guarda, la luce del sole sveglia le radici. Osserva come si allungano per salutare il sole. Bellissimo, no? Altro che la coltre di neve di Midgard alla quale mi ero abituata. La migrazione orientale è proprio come la ricordo. Almeno non tutto il regno è finito nelle mani di predatori e aggressori. Credo che ci sia ancora qualcosa per cui lottare qui. Qualcosa da difendere, anche dopo tutti i danni subiti. Forse vale anche per Freyr.
prima a distruggere la madre. È una specie di bulbo enorme. Non ti puoi sbagliare. I miei sigilli penetrano gli scudi. Ora sono indifesi. Non vedo Freyr da tantissimo tempo. Non so nemmeno da dove cominciare. Cosa vuoi da lui? Delle scuse sarebbero un buon inizio. Voglio perdonarlo. Mi piace pensare che sia cambiato. Non mi rimane che lui. Ti sei mai scusato con Deimos? È dura chiedere il perdono quando ti senti indegno. Ora come attraversiamo?
Le mie frecce a sigillo possono trasportare il fuoco oltre il fiume, fino a Ruvo. Anche per gli indegni. Fu mia moglie Fei a insegnarmelo. Almeno tu hai una moglie da ricordare con affetto. Vikarmer Geoffrey Asgardsson. Ricky Feta e Rotte. Tutto ciò che il mio ex marito mi ha insegnato è che non c'è limite al baratro in cui un'anima può precipitare. Mi ha convinto a sposarlo per risparmiare la mia terra, poi se l'è presa comunque. Ha fatto sparire la mia gente. Forse è ora che qualcuno ponga un limite. Che qualcuno faccia avverare la profezia di Groa. Io non desidero la guerra, Freya. La guerra è orribile, Kratos. Ma ci sono cose anche peggiori. Se Atreus corre verso il Ragnarok, potresti non riuscire a fermarlo. Lo farò. E se fallisci? L'ho preparato a sopravvivere senza di me se fosse necessario. Occhio alle piante. Apprezzano me, gli sconosciuti non molto. Lo vedo. Cosa farai se non prepararti per la guerra? Non lo so, ma non voglio correre rischi con Atreus. Beh, ti consiglio di pensare in fretta se non vuoi che qualcuno scelga per te. Pronta? Come non mai. Sei davvero tu. Sei tornata da noi, finalmente. Sì. Dobbiamo brindare. Tu reclamerai il trono. Ricostruiremo tutto. Io e te contro il mondo, eh? Proprio come ai vecchi tempi. Io non posso restare. Io non capisco. Sei qui ora. E magari insieme ci riprenderemo quello che è nostro. Mi sono appena ripresa ciò che era mio. Ho ancora tanto da fare. Ma tu hai visto che cosa resta del regno, no? Contiamo davvero così poco per te. Metti in dubbio la mia lealtà. È Vanheim che ha voltato le spalle a me. Ah, continui a rivangare quella vecchia faccenda. Era mio dovere salvare il maggior numero di persone possibile. Era mia responsabilità. Tu non l'hai presa sul serio allora e da ciò che vedo non lo fai neanche ora. Tu credi che sia un gioco per me? Sì.
Noi abbiamo perso tutto quanto solo per colpa di quel pazzo di tuo marito. La famiglia di lui mi aveva anche dato fuoco. Come ti aspettavi che potessi reagire? Come mio fratello. Come il ragazzo che mi spalleggiava a ogni costo e che io ho sempre sostenuto, nonostante le sue scelte fossero egoiste. Mi aspettavo che tu venissi a cercarmi. Che per quanto fossi ferito o arrabbiato, non mi avresti abbandonata quando avevo più bisogno di te. Freya, ti prego, io... Io ti credevo morta. Ho convissuto per tutta la vita con quelle ultime orribili parole che ti ho detto. Hai una vaga idea di cosa significhi? Sapere di aver ferito con il tuo egoismo la persona a cui tenevi di più. Abbandonare te. Oh, Freya. Ero disperato. Oh, mi sei mancata moltissimo. Anche tu, Yngvi. Ma non voglio vincolarmi a un altro regno ora che finalmente sono libera. Manderò degli aiuti e tornerò presto. Promesso. È da molto che questa non è più casa tua. Fa quel che devi. Va bene, d'accordo, adesso basta. Non avete niente di meglio da fare che guardare due fratelli mentre fanno la pace? Voi due, venite. Non tu. Ci sono delle cose che dobbiamo... Secondo, la magia di sigillo che ho fiutato sul tuo arco. Ottima idea, te la ruberò. Che ne dici di un po' di magia sonica? Facciamo uno scambio? Va bene. Terzo, se non vuoi rimanere qui, sappi che Sindri e io ci ritroviamo a gestire una stamberga per dei disoccupati. Se sei stanca di congelarti le chiappe a Midgard, magari fateci un salto, tu e quel barbone, così saluti il tuo vecchio amico Tyr. Sei molto gentile, Brock. Potrei fare così. Allora a posto. Ci rivediamo a casa. A meno che prima non vogliate che vi ripari qualcosa. Beh, fratello, vuoi incontrare nuovi alleati o ce ne andiamo? Pensi che quel fustaglione con cui viaggi abbia voglia di aiutarmi con una cosa? Forse. So dove trovare un passaggio. Seguimi. Bene, pare che dopo la missione voi due andiate d'accordo. Mi concedete di sperare che questa alleanza avrà un futuro? Pare che abbiamo un nemico in comune. Kratos, forse non accetti che il Ragnarok sia inevitabile, ma capisci bene che Odino è una minaccia. Qualunque cosa ci aspetti, l'unico modo di sopravvivere è collaborare. Sei d'accordo? Sì. Quanto all'offerta di Brock, riesci a sopportare l'idea di vivere con un paio di vecchi nemici? Nessun desiderio di vendetta spietata? Non verso voi. Nessuno di voi due. Giuro.
Questa serratura è diversa. Per usare lo scalpello ti servirà un incantesimo. Bruna. Avanti, incidi la lettera. Suna? È un Suna. Gli elfi lì da Freyr parlavano di una porta come questa ad Alfheim. Blateravano di un santuario degli elfi chiari oltre le terre aride. Andiamo ad Alfheim. Beh, possiamo decidere al passaggio. Possiamo arrivarci in barca se eliminiamo quei rovi. Ricordi come fare? Nel fiume c'è un tronco caduto. Sopra c'è qualcosa che non riconosco. Quindi è vero. Tyr è vivo. Già, un po' malconcio. Ora dorme lì in uno sgabuzzino, ma sta meglio. Come l'avete trovato? Soprattutto grazie ad Atreus, che ha capito come accedere alle profezie riservate dai giganti ai loro membri. Noi l'abbiamo saputo solo dopo la visita di Thor e Odino. A casa vostra. È ancora in piedi. A stento. Pare che la violenza fosse solo un diversivo per consentire a Odino di parlare in privato con Atreus. Odino ha parlato con tuo figlio. Ti ha raccontato cosa si sono detti? Sì. Odino l'ha invitato ad Asgard per aiutarlo a trovare le risposte. Le risposte che cerca correndo verso il destino. Preoccupante. Bene. Se sei pronto a parlarci, il passaggio mistico è più avanti. Altrimenti ho delle questioni in sospeso a Monte del Fiume, con cui puoi aiutarmi. Oppure cerchiamo il santuario elfico nel deserto di Alfheim. Per continuare l'esplorazione, dobbiamo rimuovere quel tronco dal fiume. Bene. Possiamo esplorare il fiume e magari rimediare a qualche torto. Bene, fratello. Prima che tu lo riveda, vogliamo discutere un approccio? Mi dirà dov'è stato. Ecco il mio approccio. Ah, la classica diplomazia spartana. Aspetta. Hai detto che Odino l'ha invitato ad Asgard e che poi è scomparso per 2 giorni. Già, ma il giovane ha il buon senso di non... Non sottovalutare la forza di persuasione di Odino. Ha riempito di bugie la mente di mio figlio. E se volesse fare lo stesso con il tuo...